Ennesimo inquinamento delle falde idriche nel Pistoiese, questa volta riguarda la frazione di Masotti nel comune di Serravalle Pistoiese. La sostanza sarebbe arrivata da un cantiere dentro la galleria di Serravalle. La conferma arriva dall'ARPAT di Pistoia che a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini lo scorso 14 febbraio ha effettuato i primi accertamenti nel tratto del torrente Stella, dove le acque si mostravano opalescenti e di colore biancastro. Sulla vicenda interviene Legambiente Pistoia che di nuovo lancia l'allarme per la situazione delle acque nel Pistoiese. Sostanze inquinanti infatti sarebbero state trovate anche in zone collinari vicino agli acquedotti. Sì, la situazione è preoccupante per il semplice motivo che l'ultima indagine dell'ARPAT ha rilevato che invece dell'inquinamento a valle sta cominciando ad essere inquinato anche a monte, soprattutto alle prese degli acquedotti. Vincio di Brandeglio, Ombrone a Prombialla e il bacino di Falchereto sono in cattive condizioni. Ecco, questo vuol dire che bisogna fare molta attenzione anche quando facciamo lavori tipo questo del raddoppio della ferrovia. Ecco, la differenza da altre volte per questo rapporto ARPAT viene fuori dal fatto che non ci sono solo inquinanti dei soliti fitofarmaci, ma cominciano a presentarsi inquinanti come mercurio e piombo. Di tutte le analisi rilevate in Toscana, ecco, gli inquinamenti, circa il 60-70% sono proprio nella zona di Pistoia.